un'altra iniziativa targata Corso Sud e non solo per Capodanno. Sì, buongiorno. Abbiamo voluto riproporre quello che insieme ai mercatini cerchiamo di far diventare un nostro marchio, che è quello del Capodanno in piazza con un brindisi finale aspettando il nuovo anno. Purtroppo per gli eventi che tutti conoscete lo scorso anno non è stato possibile fare. Siamo ripartiti proprio da là perché la novità di quest'anno è, al di là della location Piazza Garibaldi alla quale puntiamo molto, è la scommessa, diciamo, di tutta l'iniziativa. Appunto, stavo dicendo, la novità è rappresentata dal fatto delle due associazioni che lo scorso anno si sono contesi il Capodanno a Piazza Duomo senza poi, peraltro, come spesso capita, non soddisfare nessuna delle due esigenze delle associazioni, quindi non si è fatto niente. Siamo partiti da questa sinergia per fare in modo e dimostrare ancora una volta che il comitato è capace di aggregare e di sedere le persone intorno a un tavolo e sviluppare iniziative per la città. Quindi le due associazioni, DIP e la Lopresti Idea, saranno protagonisti del Capodanno a Piazza Garibaldi. È una cosa che ci inorgoglisce molto. Qual è l'orario dell'inizio delle attività? Beh, noi aspettiamo la mezzanotte e poi dalle 12:30 si parte con questo brindisi musicale, attendiamo tutta la città. Sarà un'occasione per brindare al nuovo anno in piazza, quindi come è successo 2 anni fa a Piazza Duomo, dove le famiglie hanno portato la loro bottiglia, ecco, hanno iniziato il nuovo anno all'aria aperta. Inizieremo qui a Piazza Garibaldi e sarà un momento particolarmente atteso e della quale siamo già orgogliosi e siamo in attesa. Invitiamo tutti quindi a partecipare. Assolutamente, invitiamo tutta la cittadinanza, è un brindisi completamente gratuito, quindi ci sarà divertimento, la possibilità di passeggiare, quindi non è che devi essere per forza stanziale nel Capodanno, quindi un po' di musica e sano divertimento. Questo è l'invito che noi facciamo ai cittadini a partecipare. Immagino verranno usati anche dei criteri particolari per permettere di svolgere tutto in piena sicurezza. Beh, noi già chiaramente queste sono delle iniziative che richiedono un'attenzione particolare, ma noi già essendo seduti al tavolo con le istituzioni è da un po' che ci lavoriamo e quindi siamo attenti a tutti quelli che sono i criteri di, oggi si chiamano safety security, che necessitano per un evento del genere, anche se non è un evento, ecco, non è una festa in grande, è solamente un po' di musica con gente in piazza, quindi non è che richiede particolari norme da seguire. Comunque siamo qui ad attendere se ci sono delle disposizioni da seguire. Grazie. Prego. Tutti a questo evento del Be 31 bello, dopo perfetto. mezzanotte mi raccomando perché prima non c'è. Sì, stiamo allestendo questo bellissimo palco e questa scenografia meravigliosa per festeggiare con un sacco di amici che guardano, ascoltano la radio, fanno di tutto durante l'anno. Quindi per noi è una festa celebrativa. In che modo avete stretto questa sinergia col comitato Corso Vabbè, Sud? sì, così tra amici, sai, tra partite a calcetto, allora abbiamo deciso di fare una festa pazzesca per ringraziare tutti quelli che vengono a vedere le nostre partite. No, scherzi a parte. È già iniziata 2 anni fa con Piazza Duomo e continua alla grande perché questo progetto mi piaceva, l'idea di festeggiare gratis per tutti, proprio per tutta la città, la provincia. Infatti vi invitiamo, so che siete in tantissimi, quindi mi raccomando. È bello, no? Io sono molto emozionato. Chicche musicali propone. Ma la musica veramente spazierà, cioè la musica attuale, quella che sento tutti i giorni in radio e in TV, poi che ti posso dire, la musica è un po' vecchia, italiani remix, robe strane. E lo scorso anno, 2 anni fa, quando abbiamo fatto Piazza Duomo, alle 7 del mattino avevo finito tutti i generi musicali, ero ritornato agli anni 50. Però quest'anno stai tranquillo che anche fino alle 8 del mattino ci saranno tutti i dischi del mondo da passare, quindi Perché la bella. è anche un momento, la conoscenza di tanti veglioni svolti in città, Sì, tutti ti tanti. ricordano per i Eh veglioni. sì, veglioni quelli in posti strani e che sono andati tutti bene e quindi adesso continuiamo a far divertire la gente. E mi piace l'idea di realizzarlo a Piazza Garibaldi, mi raccomando, Corso Garibaldi, quindi una grande festa per tutta totale. Poi Filippo, c'è un programma della serata in particolare? dopo mezzanotte e mezza si parte, veramente mezzanotte e mezza si parte con i dischi, quindi è un viaggio, è to totalmente un viaggio e poi ci sono anche. Abbiamo questi ragazzi molto bravi, fanno un po' di coreografie,
E poi ci sono, insomma, lo spettacolo LED wall audio luci è pazzesco, è bellissimo, spero di, gli altri non me ne vogliono, però è veramente studiato nei minimi dettagli, una grande festa che uno arriva qui, si diverte, fai un po' quattro salti con grinta, come dice un mio amico, no, una bella storia. Ecco, una bella storia che potrebbe avere continuità e diventare veramente un riferimento, visto che Reggio Calabria è bellissima. Un fine anno a Piazza Garibaldi dovrebbe essere strepitoso insieme a Filippo Lopez. Beh sì, vabbè, nulla a togliere agli altri che fanno i capodanni. Cioè, ognuno ha un modo di fare un tipo di festa, no? Io metterò balla per me, balla balla, senz'altro metterò perché fanno parte della festa. E poi quest'anno, tra le altre cose, festeggiamo anche i 20 anni di Smashit, sai, quelli che magari non mi hanno conosciuto dalle feste in terrazza. E mi hanno conosciuto con il programma televisivo, nato per caso, e quindi è lì 20 anni che li festeggiamo, infatti devo preparare la torta, ecco, mi sono ricordato, devo preparare la torta. Che smesciste, ecco lì. La torta la offre Filippo Lopresti. Vai, ma la devo preparare tanta perché qua verranno, no, adesso non voglio esagerare a fare i numeri, però saranno tante tante persone, anche perché Piazza Garibaldi completamente trasformata, veramente, grazie, vi voglio bene. Velocità della strobo? 8. Ragazzi, a posto, non sono credito abbastanza. Alla vigilia del Capodanno, quest'anno qui a Piazza Garibaldi, come nasce quest'idea che ha messo tutti d'accordo dopo un inizio 2018 catastrofico per il Capodanno in piazza e in città? Diciamo che l'evento dell'anno scorso ci ha fatto crescere, abbiamo capito che si è sbagliato da ambo le parti, abbiamo combattuto come comitato, sia io che il presidente e gli altri direttivo, a depositare l'ascia di guerra e fondere queste organizzazioni e fare un evento unico per chiedere scusa anche alla città stessa dopo quello, la figura che è stata fatta l'anno scorso. La DIP con Enzo Romeo e la Lopresti Idea con Filippo Lopresti insieme a noi, seduti a un tavolo, abbiamo capito che bisogna andare avanti e non guardare indietro, perciò abbiamo lasciato le cose alle spalle e abbiamo pensato il bene della città e divertirci tutti insieme. Nel dettaglio il programma, in sintesi. Programma, partiamo diciamo l'una meno un quarto, anche l'una, perché vogliamo che tutti festeggino naturalmente con la propria famiglia, con i propri cari. E partiamo con una musica molto soft all'inizio con Filippo, richiamando le varie idee musicali del passato. E faremo 3 o 4 interruzioni, stiamo programmando questo per fare il balletto con il Cirque du Soleil, con un balletto che ormai oggi come musical e come film ha fatto veramente un grande scalpore. Naturalmente avremo solo 8-10 elementi che faranno questo balletto, perché lo spazio per avere i 30-40 elementi non c'è, però daremo veramente un'impronta a un Capodanno in piazza, mi auguro mai vista a Reggio Calabria, anche perché vengo da questo mestiere che l'ho fatto per tanti anni, certo con le nostre spese, agendo sulle nostre spese di tasca nostra, sull'investimento dell'evento, sono limitate, però con quello che abbiamo, abbiamo l'apporto da parte di tutti di cercare di fare il meglio possibile. A parte la musica, che cosa ci sarà? Abbiamo un angolo bar come rinfresco e tutto. E poi al di là della musica, un veglione di Capodanno deve essere solo quello, il divertimento puro tra tutti nell'insegna del nuovo anno. Parte attiva anche di questo Capodanno, Enzo, dell'organizzazione? Sì, siamo l'organizzazione DIP, parte integranti, stiamo dando la mano ai ragazzi di Corso Sud, loro hanno fatto la maggior parte della situazione, noi una piccola mano, siamo orgogliosi di questo, quest'anno per fare una festa grossissima, bellissima per Reggio Calabria, per tutti i reggini. Un supporto quindi tecnico, musicale? Sì, musicale, ma c'era già, erano già alla grande, voglio dire, con le giovani promesse Filippo Lopresti e Massimo, gli diamo una mano, ma anche a livello artistico stiamo preparando dei balletti abbinati alla musica con l'opera Circus, una cosa veramente non solo da ballare ma anche da guardare, cioè interagiscono col pubblico, una cosa veramente da vedere con tutti gli abiti, tante uscite, ci stiamo lavorando un po' da tempo adesso, da qualche mesetto. Per questa. Invitiamo tutti, quindi tutti, tutta la cittadinanza, e tanta roba da vedere e tanta musica da ascoltare. L'orario d'inizio è quello del, andrà in parallelo a quello, tutto sarà
insieme? Un insieme, iniziamo, cominciamo a far ballare, poi a un certo punto escono tutti questi artisti e vedrete delle cose veramente belle, belle da vedere e da ascoltare, ripeto. Com'è nata questa idea dopo l'anno scorso, un anno catastrofico? E appunto, si deve andare avanti e poi le riunioni secondo me sono cose fatte, sono cose belle, voglio dire, poi. E quindi siamo stati, ci siamo seduti un attimo, abbiamo pensato di fare le cose insieme. L'unione fa la forza, come si suol dire, no?